Eder. Mech. Pallister. Per dire la verità, avevamo una relazione, io e Manu. Quanti anni fa? No, non è anni fa, è poco. Poco dopo il delitto parli con Loris, cosa ti dice? Chiacchierando un po', Loris mi ha detto: ah, la giustizia è stata fatta. Quindi tu pensi c'entri Loris? Non dico che è lui. No, la giustizia è stata fatta. Io non l'ho detto. Ma perché? Come? Perché pensi così? Ha detto: a volte la giustizia divina, no, le cose... A volte devi cercare di equilibrare le cose. Come sua sorella ha sofferto tanto con i problemi, cioè, loro famiglia adesso tocca. Ho capito così, no? Tocca che anche dall'altra parte sappiano che cosa vuol dire soffrire. Quindi Loris ti ha detto proprio queste parole? No, pensando, perché lui si è limitato, ha detto che giustizia divina deve equilibrare, cioè, tipo quelle parole lì. Non lo so esattamente come ha usato. Quindi ti ha detto che la giustizia divina deve equilibrare. Ecco, di equilibrare. Al che tu hai pensato che lui intendesse dire che come prima ha sofferto Manuela, adesso toccava soffrire alla famiglia di Giuliano. Famiglia Giuliano. E Loris ha detto altro? No, dopo non ha detto più niente di questa cosa qui, perché io, non lo so, perché mi sono fermato. Lui pure non voleva parlarne. Loris sapeva della relazione tra te e Manuela? Sì. E chi gliel'aveva detto? Manuela. Valeria lo sapeva? No. Quindi Valeria non lo sapeva e tutti gli altri invece lo sapevano? No. Ma se in quel condominio lo sapevano tutti ed era praticamente il segreto di Pulcinella? Ma va là, chi, E allora com'è possibile che non lo sappiamo? No. Però in quel palazzo molti condomini andavano in giro dicendo che Manuela avesse una relazione con un ex militare, cioè con te? No. Ma se in quel condominio lo sapevano tutti? Quello non lo so chi te lo ha detto, ma sono sicuro. Oppure quello che so io, nel condominio nessuno lo sapeva. Quindi può essere che lo sapeva anche Pirina? No. Parliamo dell'incidente di Giuliano. Hm? A riguardo, cosa ti ha detto Manuela? Non si sa. Lei ha dei sospetti su qualcuno? No. Non è che forse qualcuno voleva liberarsi di Giuliano? Liberarsi di Giuliano? Che lo fa lei? Cioè, può essere stata lei a cercare di farlo fuori? No. Ma tu hai una macchina? Sì. Come funziona? Bene, adesso una, perché tutte e due sono nel nome di mia moglie. Quindi avete due macchine? Ah? Avete due macchine? Sì. Per quanto riguarda l'interrogatorio di Da Silva, insomma, è importante quell'interrogatorio, perché dopo 20 giorni... non è stato ritenuto credibile, perché ricordiamo, l'indagato ha la facoltà di mentire ed è stato arrestato, quindi è stata convalidata la misura cautelare in carcere dopo 20 giorni da quell'interrogatorio. Dice tante inesattezze che effettivamente poi a riesame il dottor Paci li ha fatte emergere con tue memorie di parte, quindi assolutamente dice tante inesattezze come quelle su Loris. Loris non ha mai riferito quelle parole a Da Silva. Giustizia è stata fatta, l'ha detto, perché lui ha giocato a fare l'investigatore. Ah, quindi Luis non è credibile, mentre Loris, che davanti a una persona morta gioca a fare l'investigatore, è credibile. Perché poi in una delle prime sitte lui effettivamente aveva già ha indicato al pubblico ministero che effettivamente aveva dei dubbi nei riguardi di Luis Da Silva. Ma qui si gioca tutto molto sugli alibi. Gli alibi che Valeria fornisce a Luis Da Silva. Oh. Sia per l'incidente di Giuliano, che poi di incidente non si deve assolutamente più parlare, sì. E poi anche, voglio dire, purtroppo sull'omicidio di Pirina Paganelli. Perché ricordiamo, in una delle prime sit, Da Silva dice che la moglie va a dormire alle ore 21. Esatto. Quindi è lo stesso Da Silva che va a smontare l'alibi della moglie. Quindi va a dormire alle 21, verosimilmente alle 22 era in uno stato di dormiveglia. È vero sì che ha risposto a questo messaggio, che poi erano dei messaggi molto brevi, via WhatsApp, quindi ok, ciao, grazie. Questi erano il tono del messaggio. Quindi si può presupporre che appunto la Bartolucci era in uno stato di dormiveglia e non si è assolutamente accorta che il marito fosse sceso alle 22:10 circa. Valeria, il giorno dell'omicidio posteggi la macchina vicino al portone, dopodiché avresti aiutato Luis a scendere?
Sì, ho parcheggiato il più vicino possibile per non farlo camminare molto. Ho preso l'ascensore e lui forse è sceso solo per prendere il cibo per i gatti. La macchina forse, l'ho spostata io. La macchina che era rimasta sulle strisce pedonali al 90%, l'ho spostata io dopo la telefonata con mia mamma subito dopo cena, perché visto che il giorno dopo andavo con lo scooter al lavoro. Luis non era in condizione di spostare la macchina, per cui io la sera l'ho spostata. Io l'ho messa nel viale dell'Iris e lì, anche se non è un parcheggio regolare, non viene rimossa. In realtà poi affermerai che è stato Luis a spostare l'auto. Luis in ogni caso quella sera esce, va a casa di Manuela a parlare anche con Loris e poi torna a casa a che ora? Prima della cena? Sì, a ridosso della cena direi. Il 7 maggio Giuliano Saponi ha un incidente stradale con la bicicletta. Tu come vieni a sapere di ciò? Perché sul balcone ho visto le macchine della polizia alle 8:30. Luis era appena sceso per andare a correre ed ha visto i poliziotti che parlavano con Manuela che piangeva. E in quei minuti hai visto Manuela? No, ho visto solo la polizia e poi Luis mi ha raccontato quando è tornato a casa. Io dal mio balcone non vedevo le persone ma solo la polizia. Luis è tornato a casa e mi ha detto: «Sai che hanno investito Giuliano?» Io all'inizio non avevo capito e poi mi ha chiarito che era il marito di Manuela e mi ha detto che Manuela piangeva e era da parte, che lui non era voluto andare a chiedere a Manuela e per delicatezza aveva chiesto. Luis mi ha detto che lei aveva detto che il babbo aveva avuto un incidente e fine. Sicuramente per diversi mesi Valeria col suo modo di parlare aveva convinto tutti, però anche da questo primo interrogatorio emergono delle stranezze rispetto a quello che racconterà in seguito. Ad esempio, come tutti hanno notato, la versione sull'incidente del 7 maggio di Giuliano. Qui dice che lei è a casa, improvvisamente si spiegano le sirene delle macchine della polizia e capisce poi in seguito che Giuliano ha avuto un incidente. Di recente è invece emerso che Valeria e lui si erano tornati a casa proprio in quei minuti quando erano transitati dal punto dell'incidente in via Coriano. Il mezzo di Giuliano non era ancora steso sull'asfalto, per cui lei non vede l'incidente, però arriva a casa in quel mentre arrivano le sirene. C'è un passaggio che chiaramente non torna. Un altro dettaglio importante: in un cambio di versione Valeria adesso dice che Luis esce a spostare l'auto e per questo viene ripreso dalla telecamera della farmacia intorno alle ore 19. In questa prima versione invece dice di essere quasi sicura al 90%, sottolinea, che è stata lei quella sera a spostare la sua auto dopo che lei e il marito Luis erano rientrati a casa dall'ospedale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.